Perfetto, dopo aver battuto anche la Boss Rush di questo gioco, come ho detto, ci rimane solo un'ultima cosa da fare: completare i report segreti del giorno esperto, della modalità esperto del nuovo giorno. Allora, ci serve il 102 e il 103 in difficile, poi il 104 in difficile e il 105 in difficile, che sono rispettivamente Kariya e Uzuki, lo squalo in teoria e il tapiro elefante gigante. Esatto, 102, 103, 104 e 105, che abbiamo già battuto comunque in massimo. Questo l'abbiamo fatto in difficile, infatti questo probabilmente lo farò in massimo. Anche se le Ravenball, beh, che palle. Anche se in teoria dovrebbe darmi sempre lo stesso premio, in teoria, non ne sono sicuro. E questo lo farò in difficile, visto che il massimo l'abbiamo già fatto. Anche se vorrei vedere i premi in normale, ma il gioco lo richiede in difficile e massimo, quindi facciamoli tutti in difficili. Trasferiamoci al nuovo giorno numero 1. Vorrei un attimo parlare di una cosa. Parliamo principalmente dei report segreti, report che ho letto e principalmente spiegano come funziona tutto quanto il gioco, quali sono tutti i ruoli, quali sono effettivamente le varie implicazioni di ogni singolo personaggio, più le varianti. Il primo simbolo blu lo troviamo qui. In che difficoltà l'ho messo? Credo in massimo. Vabbè, non è un problema. Tanto sono Uzuki e quest'altro, non è che avrò difficoltà, eh. Cioè, siamo un attimo realisti. Li ho battuti ormai talmente tante volte che veramente la difficoltà non esiste più sotto quel punto di vista. Dove ti nascondi, vieni qua. Ecco qua. Vittora se ne va, arriva Kariya. Vieni qui. Perfetto. L'ho preso? Credo di averlo mancatissimo. No, ecco, bravo Neku. Vola via, aspettiamo che arriva quell'altra. Aspettiamo un attimo che arriva, così utilizziamo l'attacco combo su entrambi. Ah, ok, pensavo di avere ancora. Eccoli qua, aspetta, pensavo di avere ancora un giro di spade. Allora. Questo, perfetto, via questo, questo, qua. Facciamolo il più alto possibile come al solito, bravissimo, cacchio. Ecco qua, perfetto, via. Ok, 4.2, non è male. Sperando di aver lasciato la modalità massima. Non che mi interessasse, però. Sono troppo potente ormai. E abbiamo vinto di nuovo la spilla rossa, perché abbiamo sia il maiale che in teoria 16 di ritrovamento. Non che questa ci serve perché già ce l'abbiamo, però. E questo primo capitolo è a posto. Secondo capitolo, rapporto nuovo giorno e 104 in difficile o in massimo. In difficile già l'abbiamo fatto, andiamo a cercarlo in massimo. L'unico che farò in difficile a quanto pare probabilmente sarà il tapiro elefante gigante, ma perché non ho sbattimento di rifarmelo un combattimento così lungo. Ok, prossimo rumore blu, questo, ed è lo squalo, che è l'unico combattimento dei tre che mi preoccupa per via della quantità di nemici, ma più che altro per quelle cacchio di Ravenball, veramente. È l'unico combattimento che mi preoccupa per via del fatto che sti squali ovviamente non si stunlockano, ma soprattutto sono veramente in tanti. Ecco fatto.
Becca questo. Vai di combo. Allora, via. Via questo. Via, non lo so. Questo. Perfetto. Ecco qua. Questo. Ottimo, via. Via e via. Ottimo. Questo. Ah, troppo tardi. Vabbè, 3.5. Dovremmo riuscire a liberarci del grosso almeno. È ironico come degli squali vengano uccisi da un'onda anomala. Oi, cos'è quel colpo? Dove sei? Eccolo. Dove and- Eccolo, preso. Prendilo. Ok. Questo squalo è significativamente difficile da fare, ma perché appunto continuando a spostarsi sottoterra ti rende molto difficile il combattimento. Però dovremmo esserci ormai. Aia, che male. Dai. Dove sei? La Raven Ball intanto è diventata enorme. Ecco fatto. Dove sei? Preso. Ti sta troppo bene. Becca e muori. Muori. Non riesco a fare il fuoco. Ok. Perfetto. Andato. Più facile della prima volta. La prima volta effettivamente ci sono morto contro di questo, ma perché giustamente sta cazzo di Raven Ball è ingiusta. Cioè giustamente nulla. Quella Raven Ball lì è veramente ingiusta come, come cacchio di gimmick. E abbiamo questa che già abbiamo. Non male. E lo squalo che ho già. Perfetto. E anche questo è a posto. Ultimo capitolo che ci rimane. Ecco qua, un nuovo giorno, parte 3. E rieccoci di nuovo all'incrocio e l'ultimo dei report si trova proprio qui. Mettiamo in difficile, visto che i premi massimo già li abbiamo ottenuti con tutti e, sincero, difficile e massimo ti danno lo stesso premio e non vorrei dire una cagata, ma anche normale e facile dovrebbero sempre darci questo trio di spille. Però non ne sono sicuro perché appunto loro due ci danno lo ricalco, quindi non vorrei dire una cagata. E con questo appena si spostano, ecco fatto. Combattiamo il nostro ultimo rumore. Il maiale effettivamente avrei potuto toglierlo in questa battaglia. Non ci ho pensato. Non ci ho proprio pensato a toglierlo. Tanto in teoria non avevamo comunque grosse difficoltà a prescindere. Beccato. Ecco fatto. Certo, magari avere un altro set di fulmini ci poteva aiutare. Quello sicuramente. Quello sicuramente ci avrebbe un attimo, becca, aiutato di più. Di qua, Bit. Beccalo. Bravo. Morto? No. Ecco fatto, ora morto. Beccati questo. Dobbiamo sfruttarlo più possibile questo, cosa che nella prima battaglia che ho fatto contro di lui non ho fatto. Ecco fatto. Via. Ecco fatto, via questo. Via questo. Ottimo, via questo. Questo. Ok, ah, 3.5. Vabbè, è comunque qua. Viene spostato. È già qualcosa. Ok, non ma... Ah, che palle. Bello, gigante lui. Via. Allora, vieni, Bit. Via da lì. Aia. Oh, che male. Ok. Hai fatto decisamente male a questo giro, ma sinceramente neanche troppo. Mi aspettavo di peggio. Aia, vabbè. Se continua a farmi colpire magari no, eh. Ok, dai, che ci siamo. Ancora?
Io mi ricordo che erano tre giro di colpi. Ah, ecco, ora infatti. Allora non mi cura, aspetta. Ecco, fatto. Crepaci. C'è ancora qualcuno? Dov'è? Aspetta. Via Raven Ball de merda. Ah, la Raven Ball. La Raven Ball è veramente una puttanata ingiusta. È veramente una stronzata. Allora, sto aspettando un attimo di arrivare al 300% per curarmi. Ecco fatto. Via. Via. Perfetto. Ok, 300%. Avrei dovuto usarlo su quello gigante, ma piuttosto che fermarmi per curarmi ho preferito fare così. Allora, via. Ecco fatto. Avevamo una mano un po' brutta questo giro, eh. Avevamo una mano bruttina. Niente, qua ho perso tempo. Nell'ultima parte ho veramente perso tempo e basta. Ecco fatto. Così siamo di nuovo full vita. Sia perché abbiamo usato il 300%, sia perché avevamo il coso per curarci. Dai, che lo uccidiamo. No, dai, che palle, volevo ucciderlo subito. Volevo ucciderlo prima che si trasformasse in palla. Ok. Sai che forse abbiamo una bella scorticina di 10.000 yen a questo giro? Ecco fatto. Certo, l'abbiamo fatta in difficile, non in massimo. Ma già l'abbiamo fatta in massimo, quindi non ho nulla da lamentarmi. Perfetto. Vediamo. Ok, come... Tempo B. Bella. Allora, vediamo. Tectite, rubellite, metalli rari, tafeite, 100 yen, morganite e il catunno jutsu. Devo dire che in difficile abbiamo ottenuto dei premi terribili, proprio brutti. Allora, ci rimane solo un'ultima cosa da fare, ma prima voglio leggere questi ultimi capitoli. Allora, ho letto il report e danno una base per quello che in teoria dovrebbe essere il gioco prossimo. Io non voglio rovinarvi troppo la sorpresa facendovi leggere tutti quanti i report segreti, perché comunque sono parti che riguardano molto molto in fondo la storia. Sappiate che però vi dirò una cosa molto importante. In questi report si parla di un angelo caduto. Gli angeli sono sostanzialmente la parte superiore ai demoni, ai giocatori e agli esseri viventi. Di conseguenza, questo angelo caduto ha creato dei problemi. Di che tipo di problemi stiamo parlando? Diciamo che ha interferito volontariamente con alcune parti o con alcuni personaggi di questo gioco. Nella fattispecie, questo angelo caduto ha dato delle istruzioni a Minamimoto. Istruzioni per creare e raffinare i simboli tabù, ma soprattutto per, diciamo, prendere il posto del compositore. E questa cosa in realtà è né risaputa, perché sconfiggere il compositore ti comporta a diventare compositore a tua volta, ma non così in modo approfondito. E questo angelo caduto quindi è stato spostato dal suo ruolo di angelo e appunto ha preso questa nominia di angelo caduto. Il problema è che questo angelo caduto non si sa chi sia. Quindi, durante i report, mentre il nostro signor Hack li scrive, continua a parlare di vari incidenti che sono anche collegati con questo angelo caduto. Angelo caduto che, alla fine del report segreto, ci viene rivelato chi è. Se non la stessa persona che sta scrivendo quei report. Il che però
non ho capito, effettivamente magari è colpa mia, se il compositore lo sa oppure no. In teoria non lo sa, e il signor H parla in terza persona di quell'angelo caduto, perché penso che questi report alla fine siano report che vengano letti effettivamente da qualcuno che potrebbe essere il compositore, ma anche da qualcun altro. Mentre nel nuovo giorno si parla effettivamente di storia oltre la storia principale, si parla di appunto problemi che sono avvenuti fuori da Shibuya, di un demone, in questo caso Coco, che ha fatto sparire i nostri due protagonisti e che li ha intrappolati all'interno di questo mondo parallelo creato appunto dall'unione di più rumori, che ha creato quel rumore gigante che ha creato questo mondo parallelo, questo mondo speciale, che però è troppo instabile, e infatti lui ha interferito facendo in modo che questo mondo in un modo o nell'altro collassasse. Ma in questo processo ha salvato solamente Bit, ma non è riuscito a salvare Neku, che è scomparso e non se ne parla e non si sa che cosa sia successo. Quindi dopo quest'ultima rivelazione c'è una sola cosa che dobbiamo fare, o che meglio mi avete detto di fare, non mi ricordo se si fa dopo che si hanno tenuto tutti i report o servono altre, come posso dire, altri requisiti, ma in teoria, se non sbaglio, si fa dopo i report. Ah, il combattimento con Konishi, tra l'altro, mi ha fatto ricordare una cosa dei report segreti. In sostanza, la situazione anomala di Rhyme, in sostanza, che è morta qui, quindi in sostanza non esiste più, ma ti viene spiegato che le anime hanno una materia diversa rispetto a quello che è l'effettiva corpo. Quindi in sostanza il tuo corpo può avere un codice che può essere 111, la tua anima può avere un codice che può essere 000, per dire. Quindi la variazione di questo codice può trasformarti da umano a anima, oppure in sostanza può trasformarti in qualcos'altro, come un rumore o come una spilla. Dipende come viene manipolato questo codice. È per questo che Anekoma, senza spiegare effettivamente a Bit come ci sia riuscito, perché la sua presenza non deve essere rivelata a nessuno, in quanto è un custode, diciamo, un protettore, un controllore di questo gioco, non deve rivelare a nessuno della sua esistenza, né tantomeno del suo ruolo. Quindi Bit, tanto che gli riferiva a fregare, riceve la spilla di Rhyme e il codice di Rhyme viene trasformato da umano a anima a anima a spilla. Il problema cos'è? Rhyme ha perso il gioco effettivamente, ma lei viene spiegata che comunque torna in vita insieme a tutti gli altri. Il problema cos'è? Lei ha perso il gioco perché è morta effettivamente e il suo biglietto di entrata è stato comunque preso. Quindi il problema è che se l'amore per il fratello non era il suo biglietto d'ingresso, qualunque sia il suo biglietto d'ingresso, che non ci viene comunque detto quale sia, lei l'ha perso. Quindi nella sua vita sentirà un vuoto, ma spiega Anekoma che quel vuoto che ci sentiamo si spera che un giorno venga riempito con qualcos'altro. Ok, proseguiamo. E tra l'altro, Minamimoto è stato, come ho detto, aiutato da Anekoma a tornare in vita in questa sua forma da rumore tabù, questo misto fra demone e rumore tabù. Il problema cos'è? Anche lui non ha idea di come sia possibile la presenza sia di Coco che nuovamente di Minamimoto, a quanto pare, perché è una situazione anomala, in quanto a Shinjuku sta succedendo qualcosa di strano e a quanto pare non sanno neanche loro come sia possibile che un evento simile sia avvenuto così vicino a loro. So che effettivamente sono tanti concetti che sono difficili da capire, ma sto facendo fatica anche io, che appunto sto ricevendo queste parti ma senza effettivamente sapere una parte mancante anche a me di quella storia. Comunque mi manca il difficile, che in teoria dovrebbe essere sempre Anguis. Con lui dovremmo a difficile ottenere sempre Anguis. Io la tenterei, non ci spero neanche di ottenerlo, però proviamoci lo stesso. Tra l'altro, fra le poche persone che sanno della scomparsa momentanea del compositore c'è appunto il signor H, Kitaninji, che è il direttore del gioco di Shibuya, e Minamimoto, perché
qualcuno, appunto, l'angelo caduto da prima nominato, gliel'ha riferito. Il problema è che a quanto pare questa cosa che l'angelo caduto ha detto a Minamimoto è al di fuori, come ho detto, delle regole e dell'effettiva morale degli angeli. È per quello che è declassato da angelo a angelo caduto. Il problema è che sembrerebbe che siano gli angeli ad aver declassato l'angelo caduto e non il compositore. Perché se no non avrebbe senso che Joshua, il compositore, collabori ancora con Anekoma. Non avrebbe senso. Ed eccoci qua. L'ultimo combattimento. Vi salto la prima parte col serpente perché due volte lo stesso combattimento è anche noioso da vedere. Vi faccio vedere direttamente l'ultima fase. Nessun danno subito. Mamma mia, quanto siamo migliorati. Ed eccolo qua, il dragone, l'idra assoluto di questo gioco. Ci nascondiamo. Ecco, subito, già preso dalla cavolo di sfera. Mannaia. Perfetto, mi sono liberato tipo immediatamente. Ecco, io ti giuro che sta fase, magari è colpa mia, non l'ho ancora capita. Come cacchio devo fare ogni volta che si illumina una delle sfere a fare uno degli attacchi? Con lei funziona sempre, con gli altri due non funziona mai. E mi chiedo se sono io stupido che non l'ho ancora capito, o se è il gioco che effettivamente dovrebbe darti una minima di spiegazione, ma non lo fa. Colpisci. Colpisci. E niente, lui si cura. Io ti giuro, non capisco se sono stupido io in questa fase o se il gioco dovrebbe effettivamente darti una minima di spiegazione su, tipo, dovresti fare così per riuscire ad attivare l'attacco o robe simili, ma non lo fa, quindi deduco che sono io scemo. Forse, chi lo sa. Ecco fatto. Joshua, colpiscilo Joshua. Ecco, Joshua ce l'ho fatta a colpirla. Com'è possibile? Non lo so, ti giuro. Ti giuro che non lo capisco. Non ho capito se ho fatto io qualcosa o meno. Ne dubito. Ma vabbè, l'importante è che ha funzionato, quindi. Eccolo di... che palle. Ok. Colpisci. Liberti. Ecco fatto. Ecco fatto, via. Colpisci. E distruggi fino all'ultima delle teste. Ecco fatto. Colpo finale. Potere dell'amicizia. A noi. Vai. Colpitelo tutti assieme. La cosa bella è che in questa fase, a prescindere da tutto, Joshua avrebbe comunque potuto sconfiggere Kitaninji da solo. Non l'ha fatto. Voleva che fosse Neko a farlo. Effettivamente avrebbe invalidato la loro scommessa, quello è vero. Se Neko ora fosse morto, avrebbe invalidato la scommessa che c'era fra loro due, ovvero fra il compositore e il direttore. La cosa divertente, divertente tra virgolette, è che noi per tutto questo tempo abbiamo combattuto per la distruzione di Shibuya, che poi viene anche detto nei report che noi siamo il delegato di Joshua per, appunto, la sua scommessa, perché non poteva interferire principalmente. Ma in tutto questo, dalla nostra vittoria e dal nostro comunque rifiutarci di ucciderlo e prendere il suo posto, Joshua ha un ripensamento e decide di lasciare stare Shibuya. Eccoci di nuovo qua. Il combattimento con le pistole. Neko che effettivamente moralmente si rifiuta. Parentesi, nell'anime questa scena è anche un filo più bella, perché Joshua comunque ha sempre intenzione di ucciderci. Neko qua ha una mezza intenzione, si combatte contro questa cosa e non lo fa. Ma nell'anime è più bella questa scena perché lui dice: io mi fido di te,
Non ti perdono, ma mi fido di te ed è una cosa bellissima. Qua sembra che comunque noi... Oh, guardala! Scena segreta! Perché qua sembra che noi ritorniamo nel PS, che siamo morti di nuovo. In teoria qua tu non riappari nel PS, ma riappari nel PR. Qua Neku pensa... No! Di nuovo. E io mi immagino anche l'imbarazzo della scena, che perché poi in realtà è vivo. Cioè io mi immagino sto povero ragazzo che è lì per terra e poi si mette a gridare. What the hell? Poi arriva uno. Che cazzo stai facendo, figliolo? 7 giorni dopo. Same streets. Same Voglio solo clothes, too. rivedere quest'ultima parte per vedere se è cambiato qualcosa. Shibuya hasn't changed a bit. Cosa che invece dicono nel report è Still, cambiata, perché è cambiato il compositore. I don't think I can forgive you. Shibuya ora è molto meglio di prima. You don't see it, but those few weeks were very hard for me. Beh, è stato quasi un mese, ci Learning to credo. trust people. Having that trust broken. Finding out the town I pegged is small and stifling and empty wasn't any of those things. Let me in. Tell me what you're thinking. Only by allowing strangers in can we find new ways to be ourselves. Tra l'altro, i consigli che Joshua dava, nonostante alcuni erano merda, alcuni erano veramente giusti. E Beat si è rivelato un vero amico. Shiki, E qua, tra l'altro, quando lui si sacrifica, in realtà si teletrasporta in un altro universo, quello di Tin Pin. My friend. Certo, anzi, diventeremo più che amici. Contento. Pick up on things I probably would have just gone on ignoring. Trust your partner. And I do. I can't forgive you. Ma mi I fido can't di trust te. you. Esatto. You took care of things, right? Otherwise, Shibuya would be gone, and my world with it. Hey, Beh. did I mention? I've got friends now. Già, e Having people nell'anime ti around fanno vedere che non spending sono a week solo noi qua, i quattro principali, ci somewhere. sono anche tutti gli altri. Ci sono anche Shota. No, non Shota. Sì, si chiama Shota, il tizio biondo e la tipa con la pelle abbronzata, Nao, tipo, qualcosa del genere. Passiamo oltre i crediti. Ecco di nuovo Shiki nella sua forma reale. Che comunque io lo dico. A me, nonostante la Shiki del gioco sia carina, a me piace di più lei, ma è perché ho un interesse un po' più avanzato verso le ragazze con gli occhiali, quindi... You know, this mess is Eccola! gonna have repercussions upstairs. Ripercussioni. Okay. At least things are back to normal, Le cose sono right? tornate alla normalità, giusto? What? You seem down. Sembri Hey, triste? it's their world. They get to decide what to do with it. We just. Some folks just don't take no for an answer. No, non voglio saltare. Fottiti, voglio vederla. Eccola. The world begins with you. E questo, signori, è il nostro finale. Con questo noi abbiamo completato The World End With You.
Devo dire che come primo let's play su Switch, ma soprattutto dopo tanto tempo che avevo giocato questo gioco, devo dire che mi sento soddisfatto dei risultati. Livello A di collezione oggetti, report rumori, me ne mancano solo due. Grado sensitivo non ho ancora effettivamente capito come si aumenti, ma credo che più giochi più utilizzi Psycho e più aumentano, credo, non lo so. I punti sensitivo anche lì, boh. Maestria delle spille, ecco, questa è una, voglio dirlo, questa è una stronzata, perché ok, avere la collezione completa di spille ci può stare, ma per averla al 100% devi portarle tutte masterate, quindi alcune che si evolvono solo in determinati modi devi non farle evolvere, cioè non ha senso, tanto vale veramente ottenerle e poi decidi tu se masterarle per il collezionabile, ma ha più senso che per il collezione in sé tu hai tre spille e due di quelle sono master e una no. Ok, comunque ce l'hai quelle tre spille, non ha senso doverle per forza masterare tutte quante. Però vabbè, e l'attacco tempo finale, stella. Mi sento fiero di questo. Signori, è stato un gameplay di cui vado a modo mio fiero, vado a modo mio fiero, perché ammetto che pensavo sarebbe stato difficile su Switch. Non è stato facile, voglio dirlo, sotto alcuni punti molte spille mi hanno dato difficoltà e alcune volte per livellarle alcune giocavo direttamente col touch perché non aveva senso alcune spille utilizzarle con queste perché sarebbe stato molto difficile. Ma mi è piaciuto davvero tanto e non vedo l'ora di vedere che cosa terrà in serbo per noi Neo The World End With You. Quindi signori, ci vediamo alla prossima puntata con il nuovo gioco. Io vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo alla prossima serie. Ciao a tutti!